speciale Fantacalcio. Vai Ciro. Sì, allora, rubrica dedicata a quest'ultima giornata di campionato con speciale Fantacalcio, dove ho voluto premiare soprattutto alcuni giocatori che stanno lottando per ottenere dei risultati importanti. Quindi in particolare ho voluto premiare il Napoli, la Roma e anche il Sassuolo con un elemento, proprio perché sono squadre impegnate nella lotta di una posizione europea. Il nostro 3-4-3 di questa settimana per il Fantacalcio è il seguente: abbiamo scelto Pepe Reina tra i pali proprio perché si deve riscattare dopo alcune giornate dove è stato probabilmente anche un po' troppo criticato. Lui ha sempre dimostrato grande amore nei confronti di questa piazza e ha sempre dimostrato un grande attaccamento nei confronti di questi colori. Oggi, tra l'altro, su Twitter, per rispondere anche al tweet di Mertens, di cui ci parlava prima il collega del Napolegno, con la maglia del Belgio perché aspettava gli europei, ed è giustamente perché si aspetta gli europei. Oggi però Reina ha pubblicato un tweet con il biglietto della partita Napoli-Frosinone: ci vediamo domani tutti al San Paolo. Quindi questo per un'altra finale. Ci fa capire l'attaccamento di questo portiere che abbiamo voluto premiare anche per quest'ultima giornata di Fantacalcio. Un giocatore del Napoli per reparto però lo abbiamo voluto mettere, quindi se in porta c'è Reina, in difesa abbiamo scelto Koulibaly assieme a Barzagli e ad Ansaldi, che è la grande novità di questa settimana. A centrocampo abbiamo voluto fare un mix di giocatori di Napoli, Roma e Sassuolo, che sono le squadre impegnate per una lotta per un posizionamento in Europa, e sono appunto Nainggolan, Magnanelli, che è la grande rivelazione di questo campionato. Pensate che è il giocatore di movimento che ha recuperato più palloni in Serie A, 320 palloni recuperati. Poi appunto Marek Hamsik e Suso, autore di un'altra grande doppietta nel derby, tridente formato dal solito Dybala, dal solito Higuain, che ovviamente cerca di raggiungere Nordal in questa straordinaria stagione, e poi l'ultima volta lo potevamo mettere in una formazione di fantacalcio, Totò Di Natale, che ha fatto deliziare per tanti anni gli amanti del fantacalcio, e questa volta l'abbiamo voluto premiare perché sarà la sua ultima partita con l'Udinese. Di Natale ha fatto vincere tanti fantacalci anche al sottoscritto, quindi bravo, abbiamo voluto premiare anche per questo motivo. E quindi ripetiamo, ecco, l'11 di questa ultima giornata di Fantacalcio con Reina in porta, Barzagli, Koulibaly, Ansaldi, grande assist man, ma anche giocatore insomma con buonissimi voti, in difesa Nainggolan, Magnanelli, Hamsik, Suso a centrocampo, Dybala, Higuain e Di Natale in attacco per quest'ultimo appuntamento con il Fantacalcio. E seguite le probabili formazioni su napolicalcionews.it per quest'ultimo appuntamento. Poi chiaramente torneremo nella prossima stagione con tante altre novità.